tua bella faccia, no? Mi doveva capitare proprio a me questa disgrazia tua. Ma è possibile che appena sei stanco ti butti per terra? Cerca almeno di non addormentarti, per favore. Ma vuoi ragionare? Io non ti porto, questo è chiaro. L'acqua è finita, il sole scotta e questo, amico mio, non mi pare proprio il posto adatto per fare merenda. Uffa, ci risiamo. Quello c'ha la pistola al posto del cervello. Sonny! Ecco, lo sapevo. Ci voleva la paura per farti muovere. Su. Andiamo, Roffone. Avanti, coraggio. Ti piace andare in discesa, ho capito. Ma non guardarmi con quella faccia da vittima. Ormai il peso mio sono anni che lo conosci. Non vorrei mica che vada a piedi per la tua bella faccia, no? Avanti, coraggio. Su, Ronfone. Dai, forza! Con un po' di buona volontà tutto si può fare. When I was just a little boy, I used to say, can be done. And the people kept repeating, you can't do that, can be done, be done. You can fly with the birds in the sky if you want, can be done. Can be done. A good friend can be found. If you look well enough, if you smile and believe that all that can be done, be done, be done. Light a star, yes you can, with your fingertips. Been down, you see it's not impossible. Oh no, it's not impossible. Can be done, can be done. If you really want. Tu che ne dici, Ronfone? Tocca a te. You can fly with the birds in the sky if you want, you can be done. Finding a good friend everywhere, I know if you look hard enough. Touch a light and stop with the fingertips. And do everything. Di chi sono questi cavalli? Tuoi, evidentemente. Lo sai che fine fanno i ladri di cavalli? Ma io che c'entro? Si sono innamorati di Ronfone. Ah, ladro e spiritoso, eh? Molto gentile. La corda, una cosa alla svelta. Ma non c'è nemmeno un albero. L'importante è che ci sia un collo, per il resto si rimedia. Forse è meglio la corda. Guarda, zio, guarda! Ha rubato i cavalli. E con questo
Non si può impiccare un cristiano davanti a un bambino. E chi l'ha invitato allo spettacolo? Andate via! Ma tu non sei uno sceriffo, e se non sei uno sceriffo questo non si può fare. Si può fare. Se voi non rappresentate la legge, sappiate che state commettendo un omicidio. Quest'uomo non ha beneficiato d'un regolare processo. Credo che l'avvocato abbia ragione. Lei è avvocato? Ma certo, ed è molto bravo. E va bene. Prima ti facciamo il processo e poi ti impicchiamo lo stesso. È buono? Accidenti, che prigione. Passano pure il tacchino. Anche le castagne. E ci sono persino le patatine dolci. Senti, la vedi questa parte tonda e questa parte dritta? Qual è la più lunga, secondo te? Tu sei proprio tutto cretino. Appunto. Vedi, non ho mai capito se è più lungo qui o da questa parte. Sei proprio scemo. Ma è più lungo per il lungo, no? E tu ci scommetteresti, per esempio, il tacchino? È andata. Vediamo un po'. Attento, eh? Attento. Là. Hai perso, amico mio. Ma se vincevo io, per cosa vincevo? Il tacchino. Ehi, un momento, come sarebbe a dire? Il tacchino era mio. Era. Dammi subito il mio tacchino. No. Prepotente, eh? Ragazzi, è qui. Si era appisolato. Hanno fatto saltare la prigione! Chiamate lo sceriffo! Questo, corriamo! Andiamo a vedere! Ronfone.
Ero sicuro di trovarti per terra. Io in prigione ho mangiato il tacchino. Alla faccia tua. Fermo lì. L'hai già avuto il processo. Con i ladri come te è meglio sbrigarsela subito. Ehi, amico, aspetta. Se fossi in te non lo farei. Saresti tu a impedirmelo? Temo proprio di sì. Mi dispiace, ma quel maiale là mi serve vivo. Coburn! 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 Ehi! Coburn! Sorellina, non ti preoccupare. Non andrà lontano. Oh. Beh, ma che ti prende? Mi hai dato un'idea. Ronfone, va bene che ti impicci di tutti i fatti miei, ma questo è troppo. Sua attenzione mi... Perché non mi ha sparato in testa? Così la richiamava meglio l'attenzione. Senta, io mi fido di lei. Ho 83 anni. Il cuore è un colpo. Per favore, prenda questa carta. Là dietro, Cipi, il mio nipotino, aspetta. Il mio cuore non regge. Povero Cip, il cuore, il cuore. Se lei è onesto, gli dia questa carta. Moir. Porti il bambino a Westland, la prego. Senta, ma c'è una ferrovia a Westland? Sì, due. Beh, ora lei faccia con comodo. Può anche morire... Beh, stia tranquillo. Moir. Cip, che razza di nome. Cip, 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 Cip. Cip. Vieni fuori, Cip. Cip. Mani in alto. Uffa. Senti, ho appena parlato con... Anche i bambini mi sparano addosso ora. Senti un po'. Ma non sei troppo giovane per giocare con le armi? Scusami, non ti avevo riconosciuto. Lo zio mi ha detto di fare la guardia. Ah, era tuo zio. Io credevo che fosse tuo nonno. Vieni, su. Sai che mi ha detto tuo zio? Mi ha detto che... Insomma, che... Che lui intanto va avanti, e mentre noi due, cioè io e te, lo seguiamo. Insomma, io ti dovrei portare a Westland. È morto lo zio.
Beh, in un certo senso. Comunque ora calmati. È come se fosse morto e sepolto, capisci? Avevo 16 zii, quello era proprio l'ultimo. Solo, solo, cosa faccio ora? Cosa fai? Cerca di fare il bravo adesso. Ora verrai insieme a me e io ti porterò a Westland, va bene? Rompone. Rompone, ora noi andiamo tutti a Westland a prendere un bel treno. E tu farai il cavallo di scorta. Contento? Vedi qualcosa? Vedo uno con una brutta faccia. Ha una pistola tutta luccicante. Ti sta inseguendo, eh? E tu stai scappando. Non dire sciocchezze. Tieni. Io non sto scappando. Sto solo cercando una ferrovia. Via, via! Di starnazzare? Ma che male facciamo a cantare? Piantatela! Ma io muoio di noia qui dentro. Già, e mentre tu pensi soltanto ad annoiarti, quello lì pensa soltanto a scappare. Ma non sta scappando, è chiaro? Sei tu che lo fai scappare col tuo caratteraccio, è tutta colpa tua. Perché non cerchi di parlargli con un po' di calma e di buona creanza? E invece no, sempre con quei maledetti arnesi a sparargli addosso. E va bene. Cantate! Cantate pure! He's a drifter, he's got no home or family, no roof. Sai una cosa, lo zio non era avvocato. Che cosa vorresti dire? Che mi hai salvato la vita? Ma che c'entra? Non ti hanno impiccato perché tu sei buono, vero? Invece quello che ti insegue è cattivo, vero? Hai visto che ti insegue e tu prima mi hai detto che non era vero. E perché ti insegue? Senti, Chip, ho promesso a tuo zio di portarti a Westland, ma non di farmi rompere l'anima da te. E adesso tieni, mangia. Beh, perché non mangi? La forchetta. La forchetta? Bravo, così va bene. Non ti muovere, Coburn. E chi si muove? Posso finire la mia cena oppure vai proprio di fretta? Ho capito, vai di fretta. Chip, non potrò mantenere la mia promessa. Ma questo chi è? Un nano? No, è il nipote del mio avvocato. Fermo! Sei arrivato. Senti, non si può uccidere un uomo davanti a un bambino. Non si può uccidere un uomo disarmato. Questo non si può assolutamente fare. Si può fare, Chip. Non ti preoccupare, per il momento non l'ammazzo. Dovrà prima sposare mia sorella Mary, questo lurido maiale. Senti, Sonny, io non voglio sposare nessuno, per cui falla finita. Andiamo, va.
Beh, no, sarebbe troppo comodo. Perché se ti ammazzo adesso, mia sorella vivrebbe il resto dei suoi giorni, come si dice, nell'onta e nel disonore. Ma se ti ammazzo dopo le nozze, lei sarà una rispettabile vedova. Io non l'ho mai toccata con un dito, tua sorella, Ah, che schifo di caffè. E tu sei uno schifoso bugiardo. Comunque la gente al paese crede il contrario, per cui è come se fosse vero. Così, prima ti faccio sposare con lei e poi ti faccio fuori. Allora cambi 100 anni. Ma sì, Coburn, è semplice. Basta che non ti sposi mai. Già, è vero. Ehi. Hai sentito cosa ha detto il nipote del mio avvocato? Ehi, nano, avvicinati un po'. Tieni questo. Guarda. Non mi importa se ti devo staccare tutte e due le braccia, tutte e due le gambe e magari anche la testa. Ecco, bravo. Ma tu la sposerai, mia sorella. Vedi, ho una cosetta per te. Do un po' un'occhiata qui. Mi hanno detto che qui c'è scritto... Beh, questa sarebbe una licenza di matrimonio. Ora vieni con me e andiamo a cercare un pastore. Mi fai vedere? Ah, certo, no, no. Non sono mica cretino, tu poi me lo strappi. Ah! Ehi, Chip, possiamo anche andare. Questo lo lasciamo qui? Non ti preoccupare, questo rispunta sempre. Spieghi perché tuo zio buonanimo voleva portarti proprio in questo cimitero. Diceva che mi sarebbe stato facile farci fortuna. Cosa? Qui? Qui non farebbero fortuna nemmeno i topi. Lo zio non sbagliava mai. E poi questo posto mi piace. Se piace a te, tu ci devi stare. Quanto a me, appena ti ho sistemato, salto sul primo treno e via. Signore è con voi. Veramente no, abbiamo litigato. Benvenuti nella mia piccola e pacifica comunità. Già, sembra calma. E speriamo che i forestieri non vengano a turbarla. Pensate di trattenervi qua per molto tempo? No, no, devo soltanto sbrigare una cosa. E poi me ne vado. Andate in pace, allora. E che il Signore non vi abbandoni. E tagliela con questo signore. Vai, mulo! Ma cosa stanno facendo? Ehi, ma che succede? Lo sceriffo è andato a fare una passeggiata. Beh, e allora? Ma perché lo domandi proprio a me? Io sono qui da poco, ma so per esperienza che quando lo sceriffo va a passeggio succedono un sacco di guai. Ehi, e tu che stai facendo? Ah? Ah, niente, sto mangiando un po' di terra. Non si vede? Oh. E tuo zio non si sbagliava mai, vero? Mai.
$50 che mi regalò la zia Patta il giorno della mia prima comunione. Ah, oh, beh, allora. È un rischio tenerli in tasca. Te li deposito subito in banca. Tu resta qui. Buongiorno. Guardi che è chiuso. Senta, vorrei solo depositare questo denaro in un posto sicuro. Dato che si tratta di un deposito, ma faccia la svelta. A nome di chi vuole versare? È robusta la cassaforte. Per favore, il versamento, a nome di chi? Mi dice che c'è scritto qui? È il titolo di proprietà della casa del Pozzo. A 2 miglia fuori città. È una casa abbandonata. Eh già, è il diritto di sfruttamento dell'acqua per l'irrigazione, intestato a Chip Anderson. Già, esatto. Chip Anderson. Sì, Chip Anderson. Lo sapevo. Tu alzate le mani, tutti. Ma quante volte ti dobbiamo dire di andare via da questo paese, Va bene, me ne andrò, ma prima devo liquidare la banca. Oh, certo, ma a questo pensiamo noi. Senti, ragazzi, io vi aspetto nel salone. Sì. Non perdiamo tempo qui. Non dimenticare niente. Non ci siamo già visti noi due. Come faccio a saperlo? Hai la faccia coperta? No, non ci siamo mai visti. Dammi un altro sacco, questa piena. Dai, Tom, non dormire. Dai, colpo questa volta. Sì, sto svelto. Mi contiamo dopo, su. L'ho pulito. Dai. Andiamo. Momento. Questi sono miei. Erano ciccione. Senti, a me non me ne importa. Puoi rapinare quante banche vuoi, ma questi qui non te li prendi. Questi non sono della banca, sono i miei. Ah, ma allora vuoi proprio attaccare brega, ciccione. Non sto cercando di attaccar briga. E io ti dico di sì. Oh! I soldi e le armi lì. Tutto nella cassaforte. E chiudila bene. Una cassaforte. Anche questo. Forse è meglio che me li riprenda. Questa banca non mi sembra molto sicura. Ecco fatto. Vieni. Ehi, dai! Ora, ora! Mi avete fatto arrabbiare sul serio! Uno. Ah!
semplice rapina e voi l'avete fatta diventare una catastrofe. Non si può fare un disastro come questo. Mi dispiace, non se la prenda. Attento, Coburn! Fermo lì. Sentite, devo alzare le mani o va bene così? Non occorre. Sarà una semplice esecuzione. Ehi, voi! Levatevi dai piedi! Andate via, via! Mi hai rotto l'osso del collo. Ti metterò in conto anche questo, lurido bastardo! Coburn! Oh, mamma! Coburn, fatti vedere! E tu torna sul carro! Ma io voglio solo salutare Coburn! Torna subito sul carro, contento! Vieni qua, Coburn! Niente, niente, torno subito! Non posso vederti! Ma come faccio a vederti, accidenti, se stai di là? Vado a cercare un pastore! Non preoccuparti! Torno subito! Culo, vai! Trovami un dottore! Coburn, per sposarci! Sì, sì, certo! Ci vuole un pastore, no? Aspetta! Al diavolo il pastore! Trovami un dottore! Non riesco più a girare il collo! Guarda che roba. Ma come, non ti piace? Vieni. E questa sarebbe l'acqua per l'irrigazione. Certo. Va bene, assaggiamone un sorso e sentiamo com'è. Senti, Chief, certo che tuo zio... Mio zio mi ha detto di abitare a Westland ed io abiterò a Westland per fare fortuna con l'irrigazione. Acqua, È solo del fango schifoso e puzzolente. Guarda qua. Ehi, voi due, fuori di qui. Fuori da dove? Proprietà privata. Sì, lo so, il padrone è lui. No, è morto. La proprietà è passata al comune. Ci deve essere uno sbaglio. È lui il proprietario. C'è scritto qui. Guardate. Via di qua. Sono i miei documenti, non potete farlo. Il bambino ha ragione. Avreste dovuto leggerli prima di strapparli. Niente scherzi. Hai capito? Me lo rifate un'altra volta. Bravi. Niente scherzi. Hai capito? Hai visto, Chip? Sinistra? Destra? Hop! Sinistra? Destra? Hop! Hop! Prendi le pistole. La testa! E ora buttiamoli fuori. Fuori dai piedi! Andate via! Via! Ma tu, quante diottrie hai? Io che?
quello che ti manca per vedere bene. Ma io ci vedo benissimo. E allora perché porti gli occhiali? Mi aiutano a pensare. E tu mi aiuti a scaricare il carro? Dato che il vecchio Sonny ha il collo storto, posso anche partire domani. Una brutta caduta da cavallo? Chiamiamolo cavallo. Oh. Passi dall'altra parte, prego. Non guardi, signorino. Adesso, per cortesia, non si metta a strillare, perché altrimenti divento nervoso. Potrei anche commettere uno sbaglio e sarebbe la fine del suo collo. Stai calmo. Nessuno mi ha mai fatto strillare. Siamo pronti? Avanti. Gliel'ho già detto. Sentire strillare mi rende nervoso. Il cappello, prego. Dammi qualcosa. E gli faccia delle fumigazioni di vapore. Molto calde, mi raccomando. Calde bollenti. Sì, certo, ma è proprio necessario. Riposo assoluto. Sì? Ma fino a nuovo. Dottore, io devo uscire. Hai capito, dottore? Io non posso stare qui. Devo finire un certo lavoro. Lei non esce da questa stanza. Buongiorno. Dimenticavo, anche un clistere caldo, molto caldo, bollente. Sì, dottore. Quando si è malati la prima mossa è guarire. Arrivederci. Grazie, dottore. Buongiorno. Dottore. Accidenti d'un medico. Quell'imbecille mi obbliga a restare in casa. Intanto quel maiale del tuo Coburn se ne scappa un'altra volta. Oh, ma finiscila, insomma. Ha detto che andava a cercare il pastore. Davvero? Sonny. Non capisco perché ce l'hai con lui. Ma insomma, che cosa ti ha fatto, eh? Mary. Mi fai un piacere. Vai in camera tua! Sedotta, abbandonata e anche cretina. Povero Coburn. Ragazze! Oh, caro! Come stai? Caro, come stai? Caro, come ti è stato, dottore? Come va il tuo caro? Stai meglio, bello? Va bene, basta così, basta così! Andate a cercare un pianista. Cominciate immediatamente a lavorare e portatemi tutti i soldi ogni mattina, intesi? Ma quando ti alzi? Un'altra cosa, voglio sapere dove è Coburn, informatevi. Ma quello ormai sarà uccel di bosco, Sam. Beh, voglio sapere dov'è. Fuori dai piedi ora. Andate via, via! Bello. Ciao. E tu intanto sorvegliale e falle fidare dritto, capito? Vattene anche tu. Chi è più forte, tu o un bisonte? Tu l'hai visto mai un bisonte? No, ma sono sicuro che tu sei molto più forte, vero? Beh, se lo dici tu. Sai una cosa? A me quella mi è molto simpatica. Chi? La tua fidanzata. Non sono fidanzato con nessuno. E allora perché è innamorata di te? Senti, non cominciare con i perché, sennò pianto tutto e me ne vado. Scusami, Coburn. Il Signore sia con voi. Vedo che state lavorando. Bravi, bravi. Bene, il lavoro nobilita l'uomo. Ma lei non era sceriffo. Infatti. Ma quando è venuto a mancare il povero Sigfrido, che Dio lo abbia in gloria, ho dovuto prendere in custodia le sue pecorelle. Noi siamo soli, non abbiamo pecorelle, allora. Dunque io sono qua come pastore per aiutarvi. Ecco, $1,000. Per me. Per te. E ho portato anche le caramelle per il bambino. No? 6, 7, 8. In brevi e semplici parole,
In brevi e semplici parole. Figliolo? Oh, scusi tanto, dica pure, reverendo sceriffo. In brevi e semplici parole, io non credo che Westland sia il posto più adatto per l'infanzia. Neanch'io. Appena siamo arrivati qui, hanno assaltato la banca. Assalto? Certo. C'è una denuncia. A me hanno detto che c'è stata una rissa e chi a provocarla sei stato tu. No, sono stati loro a provocarmi. $1,000. In cambio di questa, chiamiamola pure casa. E voi sarete liberi di andare in un luogo più adatto per le vostre anime. Hai sentito cosa ha detto il reverendo sceriffo? Vuole comprare questa casa. E ti regala pure le caramelle. Non mi piacciono le caramelle. Ma non l'hai capito? Ci vogliono mandar via da qui. Sì, che l'ho capito, ma questa baracca vale sì e no $100. Ma se lui ci offre $1,000, deve valerne di più. Mio zio non si sbagliava mai. Allora noi ci prendiamo $1,000 e poi non ci spostiamo di qua. Sarebbe disonesto, Cobb. Senta, il proprietario non vuol vendere. Mi dispiace per voi, figlioli. Ero venuto qui per compiere un'opera di misericordia. Sono stato respinto. Da ora in avanti non mi resta che affidarvi alla divina provvidenza. Sai che ti dico? Dobbiamo scoprire quel che c'è sotto. Cielo, quanto fumo! Posso entrare? Avanti! Mi scusi, credevo che lei fosse l'uomo mandatomi dalla provvidenza, ma vedo che mi sono sbagliato. No, no, non ti sei sbagliato. Capiti bene, stavo proprio cercando un pastore. Vedi? Ero venuto da lei sperando nella divina provvidenza per chiederle un favore. Ma mi rendo conto purtroppo che nel suo stato attuale. Allora, quale sarebbe questo favore? Le vie del Signore sono infinite. Ecco qua. Io chiudo un occhio sulle tue, diciamo, ragazze. Che portano al paese un po' di, diciamo, letizia. E tu mi sradichi un'erba cattiva da Westland. Si chiama Coburn. Insomma, non puoi stare un momento senza fare tutto questo baccano. Mi ero appena addormentata e tu con la tua maledetta smania di sparare... No, ti prego, non ricominciare. Oh, un pastore. Lo manda Coburn, vero? Più o meno. Hai sentito, Sonny? Lo sapevo io che Coburn diceva la verità. Senti, perché non te ne torni buona buona al letto? Intanto io, in fondo sono il capofamiglia, no? Faccio due chiacchiere con il reverendo. Certo, certo. Ritirati, figliola, vai pure in pace, vai, cara. Torna a letto, tesoro. Torna a letto. Oh, ma, senti, io veramente non ci capisco niente. Già, forse è meglio così. Senti, questi non servono. Io ti faccio fuori Coburn, ma tu celebrerai il suo matrimonio. Tieni. Volentieri. E con chi dovrei sposare quella onesta figliola? Con Coburn. E appena tu li avrai sposati, io lo faccio fuori. E assolutamente gratis. Sante parole. Gratis et amore Dei.
Ti do la mia parola d'onore. Allora, le nozze a che ora? Ah, già, bisogna aspettare un po'. Beh, sarà questione di giorni, massimo uno o due. Voglio solo che a Coburn non accada nulla e non deve fuggire dal paese. Quel bastardo è tutto mio. Siamo intesi? Che grosso quel maiale! Hai visto, Cob? Avvicinatevi, e fate avvicinare, aprite le orecchie, gentili cittadini di Westland. Per un vostro volgare secchio di terra pago $2, nobili cittadini. $2, io non vengo qui per bisogno. Signore. Ma per farvi fare. Sempre per mangiarla? Sì, perché? Ma mi spiega che gusto ci provo. Sono affari miei. $2 per un secchio di terra! $2 per un secchio di terra, gente! Correte nelle vostre fattorie! Portatevi un secchio di terra! E vi darò $2! Ma cos'è un secchio di terra di fronte a due autentici dollari? Avete senti, capito? Quel signore non dice andate la verità, perché? Carre e portatemele in un secchio! Qui ci sono due cose molto strane, quei secchi di terra e la smania dello sceriffo di mandar via la gente. Sarà meglio andare un po' in giro e fare qualche domanda. Vienici. Veramente è lui che ha trovato me. Che domandi hai? Oh. Un amore. Dimmi. Senti, Terry, tu hai spiegato a Sonny che Mary si era infilata in camera tua e che io credevo che fossi tu. Certo, gliel'ho spiegato. Ma siccome l'hanno saputo tutti, dice che non gliene importa niente. Guarda che lui se ne frega che sei innocente. Dato che c'è stato uno scandalo, tu devi riparare. Ma quello è matto, matto da legare. No, Coburn, ha ragione. Mary era illibata e un fratello ha il dovere di difendere l'onore di sua sorella. Ho capito, sei matta anche tu. Peccato. Andiamo, ragazze. Ciao, G. Ciao, Bruno. Un whisky. Produzione propria. Con l'acqua del posto? Certo, signore. Non lo bevo. Senti, qui ci sono le ragazze. Nel paese? Certo, sì, ma non frequentano mai questo posto. Beh, non hanno torto. No, vedi, io mi intendevo dire donne. Certo, quelle lì. No, voglio dire quelle che si danno da fare, hai capito? Beh, insomma, cosa si danno da fare? Chip, perché non vai a riempire un secchio di terra e poi lo vendi a quel matto lì fuori? Magari ti dà pure $2. Vai. Ah, ho capito, quelle lì. Bravo. Beh, quelle proprio no. Però c'è una vedova, la signora Warren. Conoscerà tutti. Oh? E dove la trovo? È di sopra. Mm.
Buongiorno. Cosa vuole? Mi piacerebbe fare quattro chiacchiere. Già, è quello che dicono tutti. E poi invece? Ma è vero. Io voglio qualche informazione. Non c'è proprio niente di strano. Le garantisco che... Scusa. Ecco, ora mi siedo qui e parliamo. No, non mi siedo qui. Ecco, qui è più comodo. Allora, l'informazione che vuoi, quale sarebbe? Vede, io sono forestiero. Come lei, credo. Ma lei è qui da tanto tempo e io invece mi devo ancora ambientare. E siccome lei ha tante conoscenze, così ho pensato che, mentre fa quella cosa, beh, insomma, può darsi che... Magari viene a sapere qualcosa e quindi... Dimmi che informazione vuoi, se posso esserti utile. Si è rotto. Bene, in questo maledetto paese... Vede, c'è qualcuno che sta mandando via tutta la gente. Caro mio, e a me lo dici? Quel maledetto giudice mi sta lasciando senza amici. Mi sta mandando via uno dopo l'altro. Ma di che giudice sta parlando? Franciscus, il giudice, il pastore, lo sceriffo. Franciscus è anche giudice? Eh sì, dopo la morte dell'altro. Povero McLaren. E lui sì. Lui sì era una gran brava persona. Che Dio l'abbia in gloria. Sì. Forse a Westland c'è qualcosa che interessa molto il bravo Franciscus. Senta, quando lei sta parlando con quei suoi amici, beh, insomma, le capita mai che le facciano qualche confidenza? No, mai. Ma, ripensandoci bene, un sospetto forse ce l'avrei. Avanti, lo dica. Oro, cos'altro può essere? Ma certo, il reverendo sta cercando il filone, il giacimento, quel bastardo. Pardon. Mi scusi, signore. E dove Warren? Ah, già, Warren. Lei è proprio una signora molto simpatica. E anche una persona per bene, grazie di tutto. Senti, giovanotto. Cosa? Dato che ormai sei qua, se ancora te la senti di fare quelle... quattro chiacchiere. Per caso ha dei fratelli? Sono sola al mondo. Brava. Oppla! Che cavolo! Terra buonissima. Sa solo di terra. Avanti un altro. Ehi, dove vai? Tu mettiti in fila. Questa è buona. Nome? Jack Jackson. Provenienza? Big Tree. Grazie. Un altro. A chi tocca? No, me ne basta uno. Ma come sarà?
Buona! 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 Mi dà $2! Nome e provenienza. Chip Anderson, dalla casa del Puzzo. Bravo. Ecco i tuoi $2. Grazie. Via! Tornatevene a casa! Via! Che imbroglione! Non sto imbrogliando nessuno! Ah no, e questi disgraziati, allora! Io non sto imbrogliando nessuno, con $2! E voi? Non mi piacciono quelli che maltrattano i vecchi e i bambini. Ma davvero? Allora cominciamo con i grandi. Avanti. Ma tu sei... Adesso mi ricordo. Dai, Coburn! Adesso! Prego di scusare il povero James. È un tipo nervosetto. Bisogna che ti calmi se vuoi restare in paese. Intesi? Comunque, tu puoi stare tranquillo. Mi occuperò io della tua sicurezza. Andiamo a casa, Chip. Oh, il bambino, certo, dimenticavo. Anche della sua ben intesa. Potete stare tranquilli. Non hai avuto paura, vero? Carino il bambino. Ma il mio cavallo dov'è? Dov'è? Sono stati i suoi uomini, prima erano qui. Ah, certo, sì, una semplice misura precauzionale. Cosa vuoi dire? Vedi, devi restare a Westland. Almeno per il momento. È vero. Ma prima volevi cacciarmi via di qua e ora... Che vuoi? La denuncia per la rissa alla banca. Poi un'altra per il saloon. Potrei metterti in prigione. Ma sei una brava persona. Ecco, diciamo che sei agli arresti domiciliari. Soddisfatto?
senza cavallo come puoi fare? Mi sembra facilissimo. C'è una ferrovia, no? Anzi, ce ne sono due, me l'ha detto tuo zio. Ah, sì, certo. Mi dispiace, sai, Cip, ma devo proprio andarmene. Comunque, te la caverai benissimo da solo. Ormai sei un ometto. E poi, è tutta brava gente. Anche lo sceriffo è cambiato. Nessuno oserà toccarti, vedrai. Lo so bene che devi andartene, se no un giorno o l'altro guarisce tuo cognato e sono guai grossi. Io non ho cognati. Attenta a quello che dici, eh? Scusami, Cobo. Vieni. E dove andrai? Il più lontano possibile. 12.500 miglia, allora, non è tanto. Ma che stai dicendo? Beh, guarda. Questa è la Terra. Lo sai che è rotonda, vero? Lo so, lo so. Bene, se tu sei qui, il più lontano possibile è qui, capisci? Eh? E appena fai un passo di più, comincia a tornare indietro. Ecco, per me va benissimo. Senti, Mary, a te piace? Certo che mi piace. Perché non la sposi allora? Oh, la chiudi la bocca. Come faccio a chiudere la bocca se devo mangiare? Bla, 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 bla. Facciamo una scommessa io e te. Se vinci tu, puoi parlare quanto ti pare. Ma se vinco io, non aprirai più bocca fino a domani mattina, d'accordo? D'accordo, Cobur. Ora tu saresti un esperto di tondi, no? E allora dimmi, è più lunga questa parte oppure questo? Che stupidaggine, è più lungo questo, naturalmente, il diametro per 3,14. 3,14, ah, parla quanto vuoi, va. Va bene, non parlo più adesso, vado a dormire. Buonanotte, Capo. Tutti sceriffi. Ronfone, amico mio, come stai? Eh? Beh, mille grazie per il cavallo. Ehi, che fai? Che volete? Lo sceriffo ha detto che nessuno mi deve toccare. E chi ti tocca? Per frenare il mio entusiasmo. Ma qui c'è un piccolo malinteso. Comunque... Sei stato tu a ordinarlo e loro l'hanno legato. Questi bambini.
Quindi siamo qui per celebrare il matrimonio fra la signorina Mary Bronson e il signor Coburn... Coburn come... Un momento, reverendo. Ho qui la licenza. Ah, abbiamo pure la licenza matrimoniale. Vi vediamo. Sia lodato il signore. Dunque, signorina Mary Bronson, lei vuole per sposo il qui presente... Sì, sì, certo. Brava, brava. E lei, signor Coburn Thompson, prende in moglie di sua spontanea volontà la signorina Mary Bronson. Sì. Bene. E adesso io vi dichiaro marito e moglie. E ora proseguiamo con la cerimonia religiosa. No, no, bravo. Lascia perdere, reverendo. A me sta benissimo così. Cosa? Ma ti sei completamente ammattito. Io voglio essere sposato da un pastore. Io dico che basta così. Slegatelo. No, no! Sonny, per l'amor di Dio, Sonny, non fare così. Non ricominciare, Sonny. Ormai è mio marito, non è vero che è mio marito? Finalmente è mio marito. Mary. Oh, non sarebbe ora di finirla con i rancori e le vendette? Va in camera tua. No. Facciamo due passi. Di fuori. Proprio una mania. Beh, mi dispiace per la tua prima notte di nozze. E anche per la... Brighiamoci. Eccomi. Buona fortuna, Chip. Ehi, un momento. Che vuoi tu? Non puoi più ucciderlo. Ah, no. No, non puoi. Coburn ora non è solo il marito di tua sorella. È anche il padre di tuo nipote. Mio nipote? Quale nipote? Di che nipote parlo? Sta aspettando un bambino. È vero, Mary? Sì, Sonny. Santo cielo. Senti, mi ammazzi subito o rimandi? Non ti posso ammazzare ora, sporco maiale, che ti prenda un accidente! Un momento. Che vuoi tu? Noi avevamo fatto un patto. Un patto fra gentiluomini. Già, già. Ora ti do una lezione tale che non dimenticherai per tutta la vita. Tieni, tesoruccio. No! Maiale! Coburn! No, no, Coburn! Lasciami stare! Signori, ma cosa fate? Fatemi smettere, per piacere! Che cosa? No! Ma no, Coburn, no! Signori, che cosa fate? Mi farete a perdonare! Per piacere, smettete! Basta! Sai, bestione! Sonny! Sonny! Sonny, dove stai? Aiutatemi! Sonny, rispondimi! Sonny! Ora hai capito perché non volevo sposarmi, eh? Dove stai? Oh, Sonny! Fratello mio, come stai? Mi ha rotto il sigaro. Maiale. Ehi, sta arrivando? Chi? Il treno. Oh, no. Allora perché suoni quello? C'è nessuno? C'è nessuno?
Allora, quando passa il primo treno? In che direzione? Ovest? Per me ovest va benissimo. Sì. Verso ovest. Ovest. Mai. Beh, mi va bene anche l'est. Allora vieni con me. Calma, calma. Non farti prendere dall'entusiasmo. Questa è la ferrovia verso l'est. È bello vedere il treno. Tuff, 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 tuff. Arrivato uno, mai, e non è mai ripartito, e tutto è colpa della politica, lo sai? C'erano due compagnie rivali, ognuna era in mano un partito, capito che no? La politica, e poi ci si era il sindacato, eh? Capito? O si deve fare a tutti. Ah. La rivoluzione degli alcolizzati! Ah, solo noi ubriachi possiamo rifare il mondo! Te lo dico io! Oh. Yes. Due ferrovie, eh? Così mi aveva detto tuo zio. Secondo te non si è mai sbagliato in tutta la sua vita. Allora tu lo sapevi che non c'erano ferrovie. Ma davvero dici che non c'erano? No, nemmeno una. E non un cavallo in tutta la città. Perfino il mio è sparito. Ma c'è il mulo e io ci salgo sopra. Se mi regge. Siediti e mangia qualcosa prima di andare. Chip mi ha detto che non hai mangiato niente dall'altra sera. Non ho fame. Allora perché mangi? Perché sono nervoso. Ma di un po', ma è questa la maniera di cenare? Vuoi metterti a sedere e mangiare come una persona civile e per bene? Mary, ormai sei una donna sposata. E la gente non può più fare pettegolezzi su di te, no? In cambio mi lasci almeno mangiare come mi pare e piace. Da maiale? Sì, da maiale! Come ho sempre fatto. È chiaro? Perché mi tratti così? Mi tratti come se fossimo sposati da anni! Non voglio vederti più perché sei brutto! Sapessi? I mariti vanno a letto con le mogli. Dipende dalle mogli. No. E tu? Perché non mi ammazzi? Perché ti voglio vedere soffrire. Non preoccuparti, ti ammazzerò. Aspetto che abbia 21 anni. Chi? Il nipote. Quale nipote? Il nipote. Nipote di chi? Dello zio Sonny. Scusami. Non mangio coi maiali. Yes.
Chambers, della casa del pozzo. Ci siamo! Ci siamo! Finalmente! Chip Anderson, la casa del pozzo. Ce l'ho fatta! No, chi si vede? Cosa vuole? Buongiorno, mio giovane amico. Posso entrare? Vuole ancora della terra? No, cioè... Voglio dire... in un certo senso. Entri. Lo sai? Credo proprio che mi stabilirò. Sì, voglio sistemarmi a Westland. E già, cercando un po' qua e là, ho scoperto questa bella casetta dove abiti. Sei tu il padrone di questa casetta? È tua, vero? Certo che è mia. Bene, bene. Mi piace qui, sai. Dico davvero, Linda, accogliente, senza rumori. E col suo bello orticello. Sono un povero vecchio ormai. Voglio soltanto un po' di pace e tranquillità per i giorni che mi restano. Tu mi capisci, piccolo? Beh... E la vuoi comprare? Buongiorno. È un tuo parente? No, è il mio socio. Molto piacere. Stavo dicendo, per l'appunto, che mi piacerebbe comprare questa casa. Potrei farvi un'offerta di... non saprei, diciamo $5,000. Cosa ha detto? $5,000? Ma che sta cercando qui intorno? Niente, niente. Solo pace e tranquillità, posso giurarlo. L'ho già spiegato al bambino. Lo ammetto, tuo zio aveva ragione. La tua fortuna è qui a Westland. Hai sentito? Ci dà $5,000. Già, ma noi non vendiamo niente. Il mio socio ha detto che non vendiamo. Ho sentito. Non vende, ho sentito. Però... forse potrei fare un gran sacrificio... e rovinarmi... spingendo l'offerta, e poi non ne parliamo più, A $10,000. No! Ma hai detto ancora no? Aumenta quanto ti pare. Al signore non gliene importa, non ti vende un accidente. Cos'è questo? Cosa credi che sia, legno? E invece... no! Per lui non è un... pezzo di legnaccio schifoso. Per lui, no, suo zio gli ha detto suo zio che questo non è legno. Sai invece che cos'è questo? È oro. Oro puro. Perché? Siamo tutti qui riuniti per celebrare il battesimo di questo nuovo nato della famiglia Smith. Che bel figliolo. Che nome vorreste che mettessi al bambino? John. John,
No, Alfred. No, John. Calma, calma, facciamo contenti tutti. Alfred John, John Alfred. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii. Mold ha trovato quello che cercava. Vieni, battezzalo tu. Reverendo. Reverendo. Dov'è Jeffrey? Al saloon. Andiamo. James. James! James! Versa, Chip. Ah, niente. Eppure quel vecchio ci dava $10,000. Sì, ce li dava, Chip. Niente. Ma cosa cercavano qui tu? Io cerco te. Ah, riecco il tacchino. Ma cosa vuoi? Già. Se sei un uomo, difenditi. Vieni avanti. Se hai perso la memoria un'altra volta, te la faccio tornare io. Prendi la pistola. Conto fino a 10. Uno. Due. 3, 4. Sonny, c'è uno che vuole ammazzare Coburn. Oh, 6, poveretto. 7. Il mio intervento professionale costa caro, diciamo. $100. 9,5. E quanto? 200. 9¾, 1. Un terzo della casa del pozzo. Un terzo? Sei davvero uno sporcolato. 9¾, 3. Ora mi hai seccato. Non metterci il naso, tu. Senti, io non ce l'ho lungo il naso, ma te lo schiaffo dove mi pare. E ora levati da quelli che ti mancano o ti faccio un'asola in più. Non permetto a nessuno di parlare così. Hai visto? Tacchino! Grazie, cognato. È tuo socio adesso. E anche tuo, nanerottolo. Possibile non si possa stare 2 minuti in pace senza che tu faccia baccano? Entra in casa e vai a lavarti le mani. Anche tu, Chip. Coburn? Son. Vediamo un po' cosa possiamo fare di quelle due carogne. Venite! Statemi bene a sentire, bestie. Bisogna fare qualcosa. Venite con me. No, ragazzi, non potete passare. Susan, tu stai qui di guardia. Shhh.
Anche la festa dovevi avere. Ma non lo vedi che non so dove mettere i piedi? Accidenti, perché mi vuoi costringere a ballare? Oh, ma ci sei bravissimo! E io sono così felice di ballare con mio marito. Su, non fare quel muso. Tanto lo so che sei contento. Sto esplodendo di gioia. Senti, io al tuo posto non mi strapazzerei tanto. Ricordati che aspetti un bambino. Ah già, è vero. Andiamo. Ti balla, così un giorno ti ritrovi incastrato per tutta la vita. Non devi fare caso, Chip, a quello che dice Coburn. Sta sempre a grugnire, ma è contento e soddisfatto come un vecchio orso. L'unica cosa che mi preoccupa è che saranno guai seri quando scoprirà che non aspetta un bambino. Ma prima o poi tutte le donne sposate hanno un bambino. Ma certo, Chip, hai ragione. Anch'io lo avrò. Mary, guarda tuo fratello, ma non la smetterà mai. Ah, oh, ma sei proprio fissato? Dammi quella ferraglia. A che cosa ti serve adesso? Beh, non si sa mai. Non mi va di finire come quel povero Coburn. Dentro donne e bambini. Uccideteli tutte e due. Ma che diavolo succede? Sparate anche voi! Sparate! Ma sparate, bastardi! Avanti, sparate! Thank you.
Luigi! Profumo! Beati voi, siete milionari. Avete capito ora quel che cercavo? Petrolio! Cobur, cos'è il petrolio? Ah, deve essere un altro modo per chiamare la merda. È la più bella parola per l'altro. Ma guarda cosa hai combinato, mascalzone! Disgraziato, incosciente, hai rovinato la mia festa! Non potevi fare a pugni come tutti quanti, no! Lui quando va a botte deve spaccare tutto, la colpa è di quei maledetti occhiali. Ma perché te li devi mettere sempre? Non sei che un bisogno, stupido e ottuso. Calma, ragazze, vengono! Oh, eccole, anche le ragazze di Tommy adesso! Ehi! Ah, ma mica finisce così, ma dove va? Te la farò vedere io! Me ne vado, e la vedrai tu con mia sorella, io voglio campare in pace. E siccome è chiaro che all'inferno già ci sei, è proprio inutile che t'abbassi. Perché non mi rispondi? Ma insomma, mi fate parlare, sì o no? Petrolio! Ma perché? Perché ho dovuto sposare un uomo come te? Ehi, soci! Mettetemi da parte il mio terzo! Addio! Non ti si può lasciare solo un minuto che mi combini un sacco di guai! Guarda che disastro! Come faccio adesso a ripulire io? Mi dici come faccio? Invece di stare lì fermo come un carciofo, metti un tappo a quel maledetto posto! Un mostro senza sentimenti, ecco chi ho sposato io! Sonny, figliolo, aspetta, devo parlarti, Sonny. Sonny, tu lo capisci, Sonny, vero? Io e te insieme potremo fare grandi cose, io la mente e tu il braccio, d'accordo? Allora, salgo. Ehi, tu, va al rimorchio. Ah, sì, io dietro. Coburn, chiudi il pozzo, ti ho detto, mi vuoi ubbidire? Non vedi che stai inondando tutti i miei capelli? Bella la vita! Buon divertimento! Hai fatto di tutto per rovinare questo momento! Io lo so che ne fai! È vero? Perché non ti rispondi? Rispondi! È questo che volevi, eh? Confessa! Rovinare la mia festa di notte! Ma non finisce qui, sai? Cosa credi? Sporco, egoista, incosciente, crudele! Ecco quello che sei! Un mostro, senza sentimenti! Ho sposato un mostro io! Se non fosse perché aspetta un bambino. Non è vero, abbiamo inventato tutto per Sonny. Ma Coburn, questo non si può fare. Figlio mio. Si deve fare. Done. You can fly with the birds in the sky if you want, can be done. Can be done. A good friend can be found everywhere if you look well enough.